Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Chen, bentornati in un nuovo episodio dedicato a Sid Meier Civilization 6. Lo scorso episodio lo abbiamo dedicato alla conquista dell'Ungheria e abbiamo iniziato a cercare di modernizzare questa gigantesca Unione Sovietica bizantina, di tante città un po' arretrate, con pochi distretti, non tutte le risorse lavorate. Pian piano ci stiamo arrivando, pian piano. Stiamo costruendo distretti, diventando leader in tutto, nella scienza, nella cultura siamo molto indietro, ma magari ci arriveremo nella fede, che è davvero fondamentale visto che la Persia ci sta mettendo non pochi bastoni tra le ruote, ma stiamo lavorando molto bene. Ora, molto positivo il fatto che abbiamo Einstein e questa è una cosa che io non mi aspettavo, onestamente, perché non avevo controllato. C'era Turing l'ultima volta che ho controllato, ma avere Einstein ci dà un boost scientifico, che non è la nostra vittoria, però mica lo buttiamo via. Poi possiamo prendere Astor, che ci dà due missili 500 oro, che mi fa abbastanza ridere, e come ingegnere da Lovelace, che arriverà molto presto, ma sì, la possiamo usare, secondo me, per il boost sull'Eureka e per avere anche un distretto in più nella capitale, è davvero un'ottima idea. È davvero un'ottima idea. Anche perché poi con la Ricardasso potremmo usarla magari due volte. Ok, fatte le mura di Trebisonda. Lavoriamo a questo punto all'ippodromo di Trebisonda. Perché abbiamo detto che iniziamo a farli. Semplicemente il fatto che ho atteso troppo. Ok, tu ti fai la promozione e ti curi. Tenoch è di nuovo tornata ortodossa d'Oriente, benissimo. Fai l'inquisitore. E andiamo avanti. In questo episodio potremmo vedere, intanto guardate la scienza che salirà, potremmo vedere un attacco all'Olanda. È probabile che vedremo un attacco all'Olanda, ma devo ancora finire di spostare l'esercito e poi aggiornarlo tutto quando avrò la tecnologia adatta. I corazzieri. Ok, inondazione millenaria, era da un po' che non ne vedevamo, maledizione, ma fortunatamente i danni sono ridotti. Ok, allora, entriamo in età oscura? Ok, sconto del 50% lo teniamo, la coscrizione la teniamo, le monete di addestramento li teniamo. Il liberalismo lo otteniamo, la Visselbank pure, sugli scienziati li andiamo a togliere e andiamo a mettere. Uno cibo da tutte le fattorie, più due abitazioni in ogni città, più 100% per la posizione delle zone industriali. Tuttavia guadagni la metà dei punti grande personaggio, che onestamente non ce ne frega niente, il collettivismo è semplicemente bellissimo. E visto che avevo usato la parola Grande Unione Sovietica, è perfetto adesso perché avremo un boost di produzione e di crescita spaventoso. E prendiamo. Il cuore a vapore. Ok, avanti. Prendiamo a nostra volta adesso una nuova civica. Cerchiamo di arrivare all'ingegneria civile. E adesso ci prendiamo Jacob Astro. No, passiamo perché non ci serve questo. Riparazione del campus. Qui abbiamo un mercato. Si fa subito il commerciante relativo. Poi abbiamo completato l'accampamento qui, che era ora. Andiamo a fare una scuderia magari a Szeged, ok. Completato il mulino d'acqua, fantastico. Buda, attenzione però perché fra 14 turni si va a ribellare. Mi chiedo. Ah, certo, perché è chiaro, perché adesso siamo. Purtroppo siamo in un'età oscura, quindi l'Ungheria fa pressione. Devo trovare un modo di evitare questa cosa. Lavora intanto un costruttore. Ci dobbiamo ragionare. Tu vai qui a convertire. Questo
Cos'è chi è che si ribella qua, Marinalco? Fra 14 turni a sua volta. Prendiamo un grande, scusate, un governatore. Riassegniamo il vescovo a Marinalco. Che tra l'altro andrà a raddoppiare anche la pressione religiosa, che non è male. Sebbene non ci sia una zona religiosa, quindi non ha senso, però l'importante è portare la piena lealtà fra 7 turni, poi si vedrà. E entrare in un'età oscura non è stato veramente, non è stato il massimo della vita, ma non possiamo fare molto al momento. Corvino rompe le palle. Corvino a zero. Aveva zero in forza militare fino a qualche turno fa. Adesso ha 160, noi 675. Fai un po' tu. Le spie che eseguono l'operazione prescelta funzionano con due livelli in più. Io scelgo l'oro, sperando che funzioni. I capolavori reliquie non forniscono turismo. Esposizione universale. Ok. E vittoria diplomatica. Io dico che l'Olanda perde, perché l'Olanda è quella più avanzata. Speriamo che funzioni, ma ovviamente non ci metto neanche un voto. Eruzione catastrofica, così per gradire. Allora, furto d'oro ha vinto, bene. Lo scritto ha vinto, Ghitarja ha guadagnato 2 punti, va Le bene. parole chiave delle. A sto punto cerchiamo di portarci a casa noi, eh. Stop, andiamo a dare un'occhiata a vedere se... Eccola qua la balistica, ce l'abbiamo. Possiamo fare una beeline sulla balistica per poi avere i corazzieri, che sono tanta, 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 tanta roba. Tanta, tanta roba. È un peccato adesso avere un tagma in più che non è un corazziere, ma vabbè, lo facciamo. Snodo commerciale è andato, fai la fabbrica a Cardiff. Il carbone dov'è? Ok, tanto qui lo vediamo fra un turno. Quindi, stop, 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 stop. Guardate, Trebisonda è perfetta perché possiamo comprare un costruttore. Che mandiamo sul carbone. E ne abbiamo altro? No. No. Cardiff, benissimo. Sopra la... Scusate, ma Cardiff però come fa a fare la fabbrica? Ah, no, non è rotta, è in costruzione. Ok, va bene, quindi Cardiff ce l'ha. Tessalonica ce l'ha, ma è sotto un mulino. Edessa ce l'ha, ma va lavorato. Edessa ne ha due. Oh, la miseria. Che botta. Di culo a Edessa. Ok, grazie. Torniamo noi, chiudi questa cosa. Ah. Grazie. Banca completata a Zanzibar. Allora, a Zanzibar facciamo un costruttore. Qui l'anfiteatro di Chaco finalmente è finito. Facciamo la fabbrica. Questo builder mi va a fare una miniera qua. Ok, a Chalco possiamo spostarsi a Chochi e convertire. E anche qua. Bene. Tenoch si converte e mi prende un altro posto, avanti. E adesso questi mi aiutano pure, grazie. Inondazione millenaria, oh yeah. Ok, abbiamo costruito Tutte le linee di Anicomedia al storia. massimo livello di addestramento militare, che è una figata. Cosa c'è? Non mi si può più convertire? Allora, questa spia la spostiamo. È Groningen la capitale, ragazzi. Non me ne ero accorto. Groningen capitale vuol dire che Amsterdam è stata conquistata dalla Persia. Non possiamo conquistare Amsterdam. A meno che poi non se la siano ripresa. E allora in quel caso vale ancora come capitale originale. È un casino sto gioco. Comunque va bene. Adesso costruiamo fabbrico ovunque. Se siete d'accordo. Malinalco. Ecco, Malinalco qui deve fare la cultura.
Bene, avanti, vediamo se ci sono degli scontri oppure no. Religiosi con la Persia. Ci sono, ci sono. Ci sono, ma non sono. Non hanno un effetto negativo per adesso. Dico per adesso perché ora voglio fare un. Voglio circondare per bene questa unità. E poi chiuderla così. Tiè. Devo andare a curarmi qui. Dare aver completato. Piazza del teatro non ci serve. Campus non ci serve. Snodo. Ippodromo. Snodo, dai. Bene, così. Allora, qui abbiamo un soldato con moschetto che si è bloccato. Lo mandiamo nel deserto, poverino. E andiamo al turno successivo. La penna potrebbe anche. Tipografia. Allora, città proibita, meraviglia, più una critica jolly, vicino cultura. Ci si potrebbe pensare. Ma sì, perché no? Curati. Curati. E tu hai ancora un piccolo boost. Lo sfruttiamo qui dentro. Ok. E adesso niente, praticamente abbiamo portato le nostre unità proprio davanti all'Olanda e potrebbe finire, come sapete. No, ecco, non commerciamo con l'Olanda. Ma non avevo la Wisselbank che mi dava dei vantaggi. Sì. Ah, ma verso le città alleate. Ok, ho capito. Commerciante è andato a Tenoch. Facciamo una città proibita qui. Facciamo una città proibita a Tenochtitlan. 30 turni, se ce la portiamo a casa è un bel vantaggio. La politica jolly. Poi portiamo sta ragazza Malinalco. Mi chiedo quando avrò la spia in posizione per poter aumentare il livello di visibilità. Dell'umanesimo sono la curiosità. Cambiamo le politiche. No, teniamo quello che abbiamo. Fabbrica Trebisonda. Commerciante misco il completato. Qua ragazzi, cioè, fa il costruttore, poverino. E qua ci portiamo a casa il nostro carbone, che è davvero tanta roba. E abbiamo un tagma gratis che spostiamo per l'ippodromo, penso. Ok, tu ti fai una mostra rotte per cibo. Quanto mi può dare? Un 3-4 su Trebisonda, va bene. Qui è una posta Marinalco che inizia a convertire. E poi diventerà la posta del gruppo. Ehi là là! La squadra anticarro di Gdarja? C'è di squadra anticarro sta ragazza? Una grande tomba si estende. Allora, intanto, buon per noi. Buon per noi abbiamo l'Alicarnasso. E il prossimo grande personaggio ingegneristico. Ah, la Lovelace, proprio adesso ce l'abbiamo, che culo. E allora l'ingaggiamo dal momento che potremo usarla due volte. E per tempismo perfetto, sembra quasi voluto, io invece proprio non me ne sono fregato. Facciamo quindi a Costantinopoli la possibilità di avere un distretto in più, così come a Trebisonda. Ok. Poi vediamo se posso combattere qualche unità religiosa nemica. Non sono più tra noi, ok. A livello di fede però, quando si va a convertire questa città, mai? No, adesso si è convertita. Adesso abbiamo riportato l'ortodossia.
Mi interessano solo le persone che mettono la mia attenzione, tu sei chiaramente una di loro. L'egiziana ci sta praticamente facendo l'occhiolino, vuole limonare con noi. L'egiziana ha un esercito quasi come il nostro, più scienza, un botto di oro, però anche noi un sacco di oro. Sì, e ancora sì. Nicomedia inizia a lavorare per il bacino della Ruhr, che è una signora meraviglia, poi qui avrà una produzione spaziale. Attrattivi insufficienti, lo so. Qui facciamo Chichen Itza. Chaco ha addirittura perso la fede. Ok. Questo vuol dire che a Tenoch mi prendo un missionario. Allora, l'esposizione universale è ancora 22 turni e noi siamo 231 perché dobbiamo semplicemente generare grandi personaggi. Non ce la faremo a vincere sta cosa, a meno che non inizi a fare dei progetti. Intanto, buona l'idea del mio misclick. Ho scoperto dove è Amsterdam mandando un'unità religiosa. E Costantinopoli compra la fabbrica, così come Costantinopoli potrebbe comprare la fognatura, ma non lo fa. Potremmo comprare però la centrale a carbone. La centrale a carbone che va a raddoppiare il bonus di vicinanza della zona industriale, in questo caso un più 6. Quindi io adesso compro la centrale a carbone a Costantinopoli e la... zona industriale di Costantinopoli dovrebbe diventarmi un più 12 in teoria, se non sbaglio. Ah sì, l'altro più 6 lo vediamo qua. Quindi più 6 più 6 è un bel più 12. Questo dà un boost a Costantinopoli che è probabilmente un gran vantaggio. Ok, Ada Lovelace, invece che andare a Trebisonda, scusate, a fare l'extra... come si dice, il listato extra, andiamo a Nico. Andiamo in commedia a farlo, che è davvero una città top. Bel, grazie per il dono, wow. La natura umana, così come si manifesta nell'apparenza tribale e nel nazionalismo... Ok, è ora di cambiare due cosucce. Il mando addestramento li togliamo e piazziamo l'identità nazionale. La riduzione di forza di combattimento delle unità danneggiate è dimezzata, quindi le unità semplicemente fanno più danno. E andiamo a cambiare il collettivismo e piazziamo l'eredità oligarchica, che darà più forza di combattimento, perché ci prepariamo ad attaccare. Mi servirà anche la logistica, ma la facciamo dopo che abbiamo aggiornato. Oh, che meraviglia! Allora, le alleanze sono scadute. Gitarja, chiaramente, alleata e tutto quanto. Fammela di ricerca. L'Egitto, ambasciata permanente, voglio una amicizia, voglio un'alleanza militare con l'Egitto. Perché alleanza militare potete immaginarlo, visto che è il secondo esercito più grande del mondo. Titolo governatore. Proviamo il Pingala sulle concessioni. E qui abbiamo un missionario. Ho sbagliato. Non volevo fare un missionario. Volevo fare... Vabbè. Lasciamo perdere. Volevo fare un inquisitore. Tanto miglioriamo Buddha, che è qua vicino al vulcano, è un casino. Ok, Nicomedia, anche qui diamo la possibilità di avere un distretto in più, che è tantissimo. Quando finiremo la Ruhr avrà un bel vantaggio. Ok, stop. Turno successivo. Quando avremo abbastanza soldi compriamo la centrale a carbone anche Nicomedia. E anche lì sarà... tanta produzione. È un monumento magnifico. E abbiamo la Santa Sofia, grazie, che ci aiuta a tenere la religione un po' più ringalluzzita. Bene, 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 bene.
Davvero bene. Formulare delle... Allora, che cosa fa la spia Gröningen? Beh, io volevo rubare del denaro. Fate un po' voi. Spostati in un'altra città. Quale? Pasargade. Ah, non posso rubare... A Utrecht posso rubare denaro. Adesso deve esserci una banca per rubare denaro, forse. Ma è un cambiamento fatto recentemente perché non me lo ricordavo così. Comunque, pazienza. Andiamo sulla chimica per poter fare le squadre anticarro, ma soprattutto i laboratori di ricerca. E ragazzi, 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 adesso finalmente ci si diverte. Allora, qui iniziamo a fare un ippodromo. Dove volete voi. Cardiff... Fermi. Perché non può? Perché deve avere 10 di popolazione per l'ippodromo. Fai il mercato e poi la fognatura. Costruttore a Zanzibar, fai la fognatura. Il Tagma mi diventa un corazziere. E visto che questi sono quelli che ci regalava praticamente... Ah no, zero ferro, ok. Guardate adesso a quanto arriveremo di forza militare il prossimo turno. Abbiamo altri tagma? Sì, quelli, i due difensivi, che però rimangono lì dove sono. Completato, ok, fai teatro. Biblioteca Bandar, fa l'università. E qui andiamo avanti con cibo e produzione, che è quello che ci serve. Praticamente adesso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corazzieri che possiamo adesso mettere insieme in corpi. Non è male, non è affatto male. Costantinopoli mi fa un altro inquisitore che mi va a Bandar Brunei a buttare via il cattolicesimo. E... Acciaco converto, a Tenoch ho uno con due boost e qui facciamo un altro apostolo, però quello di Tenoch scende allora per andare a convertire Amsterdam. Batavia è già convertita. Domanda, allora non abbiamo guadagnato niente con la richiesta d'aiuto, va bene. Domanda, allora... gli attacchi alla cavalleria leggera e pesante infliggono 100% alla città che segue la stessa religione. Ok, quindi non soltanto i tagma, ma anche questi. Questa è la cosa importante che volevo controllare. Quindi portiamo anche la cavalleria adesso sul fronte. E qui un altro corazziere che nasce grazie, ovviamente, alla struttura che abbiamo appena costruito a Costantinopoli, l'ippodromo. E qui adesso dobbiamo prestare attenzione e mettere insieme le unità... di corazzieri di livelli più scarsi in modo che manteniamo le promozioni più alte. Per farvi un esempio metto insieme le truppe così e adesso abbiamo tutti i corpi che hanno almeno una promozione. Quindi adesso abbiamo 4 corazzieri corpi, bombarde e la possibilità di andare a convertire Amsterdam. E adesso iniziamo a fare ippodromi, arene e chi più ne ha più ne metta. Perfetto. E continuiamo a convertire Chalco. Questo apostolo che cosa mi può fare? Più forza di combattimento teologico. Mi stai prendendo in giro. Adesso esce la forza di combattimento teologico. Adesso? Che fetenti che sono. Quando mi serviva, quando ero contro la Persia che continuava a convertire, niente. Invece adesso, guarda, fetentoni. Allora, sto ragazzo però ha il misclick, va bene, ma poi basta. Puoi diffondere due volte di più, ok? Completata la fabbrica, l'ippodromo qui è già finito. La centrale a carbone di Costantinopoli basta anche a Trebisonda. Qui facciamo un quartiere residenziale
più 4 non mi dispiacerebbe. Che Cardi fa l'energia, va bene. Allora Cardi fa la banca. Qui abbiamo l'università, facciamo l'ippodromo. Però lo facciamo qui dove c'è il ghiaccio. Missionario rimane fermo. Emissario. Allora, sovranità non la prendiamo da nessuna parte, quindi... In realtà la potevamo prendere a Kumasi. Però andiamo a prendere il livello 6 a Taruga, il livello 6 a Gerusalemme, e così abbiamo un po' di aiuto in più. Tu rimani fermo. Ah, scappa! Congresso speciale, emergenza militare, dobbiamo riconquistare Jäger. Ma scusate, ma l'ho conquistata 10 turni fa. Il problema è che mi odiano in tanti e potrebbe... È partita la guerra? Un errore tipico di chi cerca di progettare. Sì, però me l'ha dichiarata soltanto Corvino. Con i suoi 160... Vabbè, fa ridere, poverino. La modernizzazione a questo punto... Io la tengo soltanto per fare questa cosa. Uno e due. Questa torre che cosa diventa? Un medico, ok. Sì, allora sì. Ne abbiamo un'altra di torre magari. Perché mi ricordo che c'era la... Ne avevo due, ma forse una me l'hanno distrutta. No, anche questo può diventare un medico ed è davvero buono. Governatori. Pingala mi prende più produzioni per il programma spaziale... Che non serve assolutamente a niente, non so perché l'ho fatto. Ok. Non fanno nulla questi. Non sono problematici. Più 4 punti generali mi piace. Oh, ippodromo. Yeah. Bene. Fabbrica di Xochi c'è. La diga di Xochi. Questa potrebbe essere un'idea visto che... Visto che le inondazioni qua sono paurose. E il problema è che questo mi raggiunge sempre. Questo è il problema. Vai. Bandar, perfetto. La tua nazione a partire dal novero dei nostri amici più fidati. Sì, dichiariamo l'amicizia per tenercelo buono 30 turni, ma... Evitiamo di andare oltre. Eruzione mega colossale, muore un cittadino e due caselle vengono distrutte. Va bene. E anche unità che sì, che ne prendono di santa ragione. Ok, abbiamo l'arena a Costantinopoli. Allora, il... L'extra, come si chiama, distretto, potrebbe essere una piazza del teatro che ci serve a poco. Potrebbe essere un quartiere residenziale per il momento. Per far crescere di più la città, a prescindere dall'extra distretto. E qui portiamo a sud l'altra unità di cavalleria. Qui l'inquisitore riporta Bandar ai fasti di un tempo e direi che... Oh, arance! Ok, facciamo uno scambio adesso perché ho bisogno di lusso. Ho bisogno di olive per caffè. Bene. Poi ho bisogno di Ghitargia che ci dia giada per caffè. Poi ho bisogno di Cleo che ci dia... Gesso ce l'ho, il miele ce l'ho, le arance pure, i giocattoli, no eh? Sarebbe stato così bello se avessero avuto i giocattoli. La zia ci accetta una... No. La zia ha la seta però, eh.
In cambio di arance non si butta via. E questa bionda tinta, niente. Ok, a quello tu dice che ti è andato. Momento, voi vi curate nella speranza che non esploda un altro vulcano. Rimani fermo. Iniziano ad andare a tentare la conversione qua. Ok, li abbiamo forse seminati. Riesco a tornare in patria a curarmi. Che bello. Ok, ci facciamo l'ultimo turno, ragazzi. Comunque credo che con adesso gli ultimi scambi e le strutture ho portato adesso almeno la capitale a non essere più triste. Non sono più scontenti, quindi una Costantinopoli che cresce. La chimica. Bene, e anche la chimica, questo è importante. Andiamo sull'acciaio per l'artiglieria. Museo d'archeologico? No. No, non mi serve. E andiamo a convertire anche Buddha che non l'abbiamo mai fatto. Buono. Molto buono. Iniziamo a spingere adesso sull'ortodossia ad Amsterdam perché sarà una buona cosa. Ok, avevo detto l'ultimo turno, l'ultimo sarà invece quello dopo. Ho deciso di andare avanti. Intanto stiamo per superare i 1000 punti, gli egiziani sono a 1100 punti generali, non hanno niente a che vedere con la vittoria, però. A meno che non si arrivi alla fine della partita per vincere a punti, ma a livello 8 non si arriva a fine partita con i punti, fidatevi. Facciamo un bel ippodromo nel deserto. What can possibly go wrong? E adesso Amsterdam ci scommetto che diventa ortodossa. Ed è una cosa bellissima. Allora, qui annulla. Contattiamo gli informatori per iniziare lo spionaggio a casa dei nostri amici. Ok, comunque signori, cioè ungheresi non pervenuti, poverini, ma siamo sicuri che stiamo bene? Non hanno unità militari. Non so dove siano. E perché questi non hanno unità militari? Oh, vedo uno zero. Magari sto sbagliando. No, c'è qualcosa di buggato. Perché vedete che la civiltà più scarsa è Corvino, che non è la capitale, ci sta con 245. E poi segue Ciro con 0. E poi Eleonora con 150. Cioè, non ha molto senso sta cosa. Boh. Tanto convertiamo la culla del protestantesimo alla nostra religione. Qui rimaniamo fermi, avanti. Niente, Amsterdam è stata convertita. Io adesso, vabbè, ho un po' di unità mezze morte. Che c'è la fede e tu tornatene a casuccia tua. Ok, il medico può andare avanti e mettersi qui per curare le unità. L'inquisitore a questo punto va a finire a Mixolk e finirà le sue cariche convertendo la città. Questo corazziere è nuovo, se non sbaglio, dovuto a varie vicissitudini, tra cui della creazione di ippodromi. E sti ragazzi vanno a curarsi. Esatto, un ippodromo. In cui facciamo un'arena e poi avremo quindi un'altra unità di cavalleria gratis.
Fabbrica di cerco completata. Iniziamo a fare, non qui, ma qui, un ippodromo. E anche questa sarà un'unità di cavalleria gratis, vi ricordo. Cavalleria pesante gratis. Mura completate. Quando la perdiamo sta città in 18 turni, forse riusciamo a gestirla. Oppure no. Vedremo. Qui abbiamo completato un mercato a Teaio, facciamo un commerciante. E adesso ragazzi chiudiamo qua. Allora, la guerra all'Olanda non l'abbiamo vista, perché è partita una guerra comunque contro l'Ungheria. Io non so se riuscirò a prendere Debrecen con soltanto 3 unità, ma quello che è certo è che che l'Ungheria non riesce a conquistarmi. Vedete, hanno qui ad esempio un corpo di mitragliatori. Sì. Non riesco a conquistarli, non con 3 unità. Però quando attacco Amsterdam con questa potenza di fuoco, e soprattutto dovrei avere qui 2 bombarde, almeno una è qui, l'altra chissà dove l'ho piazzata. Cioè, dov'è il tuo socio, bombarda? A bombà. Qua. Ah, qui sotto a prendere gli appigli del vulcano. Questi diventeranno 2 unità di artiglieria più... è la cavalleria pesante. Amsterdam reggerà molto poco. E una volta presa Amsterdam, Groningen e Batavia, io farei queste 3. Poi lo spazio aperto per scendere in Val di Susa. Questa. Scendere verso Pasargade, che sarà poi l'altra capitale. Tengo come ultimissime capitali chiaramente quella dell'Egitto di Ghitargia. La Francia non so dove sia, ci aiuteranno i satelliti e poi gli aerei, ma chissà per quanti episodi lo vedremo. Io per ora vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di lasciare un pollice in su e vi do appuntamento al prossimo episodio. Tendio per ora è tutto, alla prossima.